Se ti chiedessero dove hai lo stomaco, probabilmente indicheresti la tua pancia. Mi spiace, ma hai sbagliato. In realtà si trova qui, nascosto dietro le costole. Lo stomaco ha una capacità incredibile. Può contenere fino a 2 litri di liquidi, una bottiglia grande di Coca-Cola. D'altra parte però è difficile stimare la quantità di cibo solido che possiamo ingerire, perché viene processato con i denti prima di arrivare allo stomaco. Sicuramente non c'è abbastanza spazio per un tacchino intero, probabilmente però un pollo ruspante entrerebbe senza problemi. A proposito di organi, gli scienziati ritengono che l'appendice prima o poi scomparirà. Nessuno sa davvero perché sia presente. Alcuni ricercatori sostengono che potrebbe essere un lascito dei nostri antenati. Ai tempi era utile per digerire la corteccia degli alberi. Poiché questa prelibatezza non fa più parte della nostra dieta quotidiana, l'appendice non è necessaria e può essere rimossa senza conseguenze. L'appendice non è l'unica parte obsoleta del nostro corpo. Anche i denti del giudizio non sono poi così utili. Lo erano quando i nostri antenati perdevano qualche dente. Oggi invece l'unica cosa che ci aiutano a perdere è un po' di denaro che spendiamo per estrarli. In effetti si può facilmente sopravvivere senza l'appendice, lo stomaco, un rene o un polmone. È bello sapere che abbiamo dei pezzi di ricambio. Probabilmente non sapevi di avere una guardia del corpo personale. Guarda bene. Il fegato è il tuo personalissimo scudo in grado di proteggerti da tossine e da molti altri pericoli che vorresti evitare. È un organo incredibilmente resistente ed è l'unico in grado di rigenerarsi. Il fegato è un organo importantissimo, in continua attività e responsabile di 500 funzioni specifiche. Il 10% del fegato è costituito da grasso. Come ho anticipato prima, partendo da meno della metà, il fegato è in grado di rigenerarsi fino a raggiungere le dimensioni originali. Mediamente il nostro cuore ha le dimensioni di un pugno. Ogni giorno batte 115.000 volte e pompa circa 7.570 litri di sangue. Il polmone destro è più grande di quello sinistro perché il corpo deve fare spazio al cuore. Ogni giorno inaliamo moltissimi tipi di detriti, per esempio almeno 700.000 scaglie della nostra stessa pelle. Lo stomaco è il più importante difensore del sistema immunitario. L'acido cloridrico nello stomaco uccide le tossine alimentari, i virus e i batteri pericolosi che entrano con il cibo. Questo acido è in grado di digerire anche lo stomaco stesso, ma fortunatamente la mucosa interna lo protegge. Il rossore in volto indica un aumento del flusso sanguigno nel corpo. Non solo le guance diventano un po' rosse, ma anche la mucosa dello stomaco, proprio grazie ai moltissimi vasi sanguigni presenti all'interno. Quando il flusso sanguigno aumenta, diventa rosso. Facendo un bagno caldo si bruciano tante calorie quante se ne bruciano facendo una passeggiata di mezz'ora. In piedi si bruciano tra le 100 e le 200 calorie all'ora. Stando seduti si bruciano 60-130 calorie, a seconda dell'altezza, del peso, del sesso e dell'età. È il nostro corpo che fa gonfiare e prudere le punture delle zanzare. Quando una zanzara ci punge, rompe la barriera della nostra pelle. Il sistema immunitario percepisce la saliva dell'insetto come una sostanza estranea e avvia una reazione speciale per espellere l'intruso. Un composto prodotto dal sistema immunitario, chiamato istamina, fa scorrere più velocemente il sangue intorno alla zona della puntura e provoca il gonfiore. L'istamina invia anche un segnale ai nervi più vicini, facendo prudere il morso. È probabile che il cibo in aereo abbia un sapore diverso da quello a terra. Questo perché si perde fino al 30% della sensibilità delle papille gustative a causa della secchezza dell'aria e della pressione in cabina. Questo vale soprattutto per i cibi salati e dolci. Senza la saliva non potremmo gustare il sapore del cibo. Le papille gustative sono dotate di chemorecettori in grado di riconoscere i diversi sapori. Per attivarsi e legare i sapori alle proprie molecole hanno bisogno di un liquido. Inoltre non è possibile assaggiare dei prodotti che non possono essere disciolti con della saliva. Alla fine di un pasto troveremo sempre dello spazio per il dessert, indipendentemente da quanta insalata, pasta o carne si sia mangiata in precedenza. Il corpo si annoia dei sapori salati, così quando vedi o annusi qualcosa di dolce, come un gelato, una torta o il cioccolato, il tuo cervello si eccita annullando tutti i segnali di sazietà in favore del piacere. Tra l'altro, lo stomaco è un organo flessibile e lo zucchero lo aiuta a rilassarsi, creando fisicamente spazio per il dessert. La lingua è uno dei muscoli più forti del corpo.
Quest'organo contiene più di 10.000 papille gustative, ciascuna delle quali è ricoperta di microscopici peli. Il loro compito è quello di percepire il cibo, distinguere i sapori e inviare informazioni al cervello per avviare il processo di digestione più appropriato. Nel corso della vita, tutte queste minuscole protuberanze e creste si dispongono secondo uno schema preciso e diverso da persona a persona. Ecco perché gli esperti sostengono che le impronte della lingua sono uniche come le impronte digitali. La lingua non ha sezioni separate per la degustazione di amaro, dolce, acido o salato. Ciascuna delle 8.000 papille gustative presenti, sulla lingua, sul palato e persino nella gola, è in grado di rilevare tutti i sapori. Per alcune persone il coriandolo può avere un sapore simile a quello del sapone, perché la pianta contiene una sostanza chimica utilizzata nella sua produzione, ma solo una percentuale della popolazione mondiale, compresa tra il 4 e il 14%, possiede i geni necessari per rilevarlo. Il massetere è probabilmente il muscolo più forte del nostro corpo, in base al suo peso. Insieme al resto dei muscoli della mascella, può esercitare una forza di circa 100 kg sui molari e di 55 kg sugli incisivi. La colonna vertebrale ha una grande memoria. Ricorda la tua postura, rendendo così difficile anche modificarla in meglio. Anche la pelle d'oca è un lascito dei nostri antenati. I loro peli corporei si rizzavano per farli sembrare più grandi e più spaventosi agli occhi dei predatori. I gatti soffiano e inarcano la schiena per lo stesso motivo. Anche la nostra bocca è assolutamente unica. Non esistono due serie identiche di denti, nemmeno tra gemelli omozigoti. La forma dipende dai movimenti che ciascuno di noi fa con la mascella. E anche le più piccole abitudini, per esempio mordersi le labbra, influiscono sulla formazione dei denti e sull'unicità dell'impronta dentale. Probabilmente avrai notato che le impronte di Rossetto su un tovagliolo o su uno specchio sono sempre leggermente diverse a seconda di chi le lascia. Studi condotti su femmine e maschi hanno rivelato che le impronte del Rossetto sono uniche per ogni individuo e sono indipendenti dal sesso. La mandibola, o mascella inferiore, è l'unico osso del cranio che non è fissato alle ossa circostanti. È collegata attraverso muscoli e tessuti connettivi. Questo speciale sistema la rende estremamente mobile, consentendone lo spostamento in qualsiasi direzione. Solo il 43% circa del tuo corpo è veramente tuo. Oltre il 50% delle cellule che lo compongono appartengono a piccole creature che vivono principalmente nel tuo intestino. Tuttavia, anche se le tue cellule sono meno numerose di quelle dei microbi, in media ne hai circa 100.000 miliardi. Non sei solo. Tenendo conto di questo, i tuoi geni sono meno della metà di ciò che sei realmente. Se prendi tutti i microbi che vivono nel tuo corpo e conti i loro geni, ne troverai da 2 a 20 milioni. La nostra altezza, la forma del corpo e il colore della pelle dipendono molto dal luogo in cui vivevano i nostri antenati. Questo però non ci impedisce di adattarci a nuove condizioni anche nell'arco della nostra vita. Ad esempio, se ci si sposta dalla pianura alla montagna, svilupperemo più globuli rossi per compensare la mancanza di ossigeno. Naturalmente, se si passa da un clima più freddo a uno più caldo e soleggiato, la pelle si adatterà diventando più scura. La durata della nostra vita è programmata all'interno delle nostre cellule, che sono in grado di rinnovarsi e dividersi continuamente, ma hanno una sorta di timer interno che le fa smettere di funzionare. Alcune cellule, inoltre, smettono di riprodursi prima di altre. In media, le cellule cessano di dividersi quando raggiungiamo l'età di 100 anni, per i fortunati che ci arrivano. Ciò significa che se riuscissimo a trovare un modo per indurre le nostre cellule a disattivare questo timer, potremmo potenzialmente vivere per sempre e andare a vivere con i nostri nipoti. Ha! Ecco un gruppo di cellule gustative della lingua. Le papille più vicine alla superficie hanno una vita più breve. È per questo motivo che non dovrai aspettare a lungo per tornare a sentire i sapori dopo esserti ustionato la lingua. I polpastrelli delle dita sono sensibili, ma centinaia di volte meno delle labbra. Ah, di nuovo quelle labbra.